Tutto quello di cui ti vergogni, le parti di te stesso che cerchi di tenere nascoste, tutte le cose che vuoi cambiare di te stesso, sono ciò che tu sei. Sono la tua forza. Negale e non sarai nessuno. E dovrai rinunciare per sempre al tuo talento. Iniziate ad essere ora quello che vorrete divenire d'ora in avanti. Vi chiederete, ma come? La più grande guida del nostro iniziare ad essere è l'immaginazione, ovvero l'abilità di saper scegliere tra le possibilità che ci vengono offerte. Avere immaginazione richiede coraggio e impegno, ma allo stesso tempo ci dona speranza, la speranza di poter decidere il nostro destino. Dobbiamo immaginarcele bene la nostra vita, dobbiamo impegnare la nostra coscienza. Se hai un sogno, tu devi proteggere. Non bisogna aver paura di morire, ma di non cominciare mai a vivere davvero. Saltate dentro all'esistenza ora, qui, perché se non trovate niente ora, non troverete niente mai più. È qui l'eternità. Dobbiamo dire sì alla vita. Dobbiamo dire un sì talmente pieno alla vita che sia capace di arginare tutti i no. Io amo questo sport. Non sono mai stato un grande giocatore, ma mi sono sempre fatto il mazzo. E ho battuto atleti migliori di me. E quando vedo il talento che hai, e vedo come lo stai sprecando, mi arrabbio da morire. Figlioli, dovete combattere per trovare la vostra voce. Più tardi cominciate a farlo, più grosso è il rischio di non trovarla affatto. Se vuoi qualcosa, vai e inseguila. Punto. Ci si arriva facendosi il culo. Il successo è svegliarsi la mattina, talmente eccitata per quello che devi fare, che non vedi l'ora di uscire di casa. Io invece dico che ce la fai. Continui a sprecare energie per le sciocchezze. E se credi di essere forte, lo devi dimostrare che sei forte. Perché un uomo vince solo se sa resistere. Non se ne va in giro a puntare il dito contro chi non c'entra, accusando prima questo o poi quell'altro di quanto sbaglia. I vigliacchi fanno così e tu non lo sei. Non lo sei affatto. Cogli l'attimo, cogli la rosa quando è il momento. Quando le persone non sanno fare qualcosa, lo dicono a te che non la sai fare. Se non ti avessero fatto entrare in palestra, se non avessi avuto questa chance. Tutti dicono cosa fare e cosa è bene per te. Non vogliono che trovi le tue risposte. Vogliono che tu creda alle loro. Ma finché non avrai fiducia in te stesso, la tua non sarà vita. Dobbiamo sempre guardare le cose da angolazioni diverse. Ti stupirai di quello che puoi fare e di quanto bene puoi farlo. La spazzatura è tutto ciò che ti separa dalla sola cosa che conta. Questo momento. Ora andate a casa e pensateci. Pensate bene se questa cosa fa per voi o no. Se decidete di no, beh, non dovete vergognarvi.